Chissà quali testimonianze contemporanee mozzafiato ci sono in questo momento? Beh, non lo sappiamo, ma sappiamo quali manufatti mozzafiato sono stati scoperti di recente, aprendo una vivida finestra sul passato. Sapevi, ad esempio, che i guerrieri dell'antichità prendevano come modello il pesce? Che gli abitanti dell'età del bronzo facevano qualcosa che i turisti fanno ancora oggi? E che i ricercatori sono riusciti a ricostruire l'odore del passato? Alcune cose non cambiano mai, mentre il serpente o bastone di Esculapio è oggi il simbolo ufficiale della professione medica e farmaceutica, il motivo sinuoso guarda in realtà a migliaia di anni di storia, e anche le persone che vivevano nell'attuale Turchia 900 anni fa sapevano esattamente cosa significassero i rettili squamosi. Lo dimostra l'ampolla di medicina portata alla luce qualche anno fa nel sito di scavi di Arran, nel sud-est del paese. Il manufatto, riccamente decorato, non è solo ornato da due serpenti intrecciati, conteneva anche residui dell'antica medicina. In dettaglio, il manufatto risale all'epoca degli Zengidi, una dinastia turca che governava la Siria settentrionale e l'Iraq settentrionale per conto dei Selgiuchidi. Il sito di Arran è noto per le sue case a forma di alveare e, secondo gli archeologi, le scoperte effettuate finora indicano che potrebbe essere stato anche un importante centro medico nel corso della storia. A chi apparteneva questo antico sigillo? Già che siamo qui, rimaniamo in Turchia. Per la prossima scoperta, però, dovremo tornare molto indietro nel tempo. Gli esperti ritengono che il sigillo, recuperato nel 2018 nella città costiera di Mersin, abbia ben 9.000 anni. Rinvenuto sulla collina in rovina di Yumuktepe, il manufatto decorato con motivi geometrici indica fondamentalmente una proprietà privata. Non è stato chiarito con certezza se questi motivi fossero destinati a trasmettere un simbolismo più profondo o se servissero semplicemente come decorazione. Il sigillo è stato risvegliato dal suo lungo sonno storico nell'ambito di un progetto di scavo durato 2 mesi e mezzo, durante il quale gli archeologi hanno portato alla luce anche punte di freccia neolitiche in ossidiana e numerose pietre per fionda. Tuttavia, non si sa ancora a chi appartenessero tutti questi manufatti mozzafiato, ma secondo i ricercatori è molto probabile che si tratti del corredo funerario di un rispettato guerriero. Esprimi un desiderio. Quando si parla di reddito passivo, la Fontana di Trevi a Roma è un vero vincitore, perché la fontana monumentale del XVIII secolo raccoglie ogni anno circa 1,5 milioni di euro. E non per attirare i suoi visitatori in qualche losco gruppo WhatsApp, ma perché si dice che esaudisca un desiderio in cambio di una o due monete. In realtà, però, questa tradizione è molto più antica di quanto si possa pensare. Nel 2022 gli archeologi di Germering in Alta Baviera hanno scoperto un pozzo dei desideri che ha più di 3.000 anni, e quelle che ai giorni nostri sono piccole monete, nell'età del bronzo erano preziosi vasi di argilla e gioielli come spille per abiti e perline d'ambra. Complessivamente i ricercatori hanno recuperato decine di oggetti preziosi sul fondo del pozzo e proprio come oggi le offerte sono probabilmente finite lì per aiutare a realizzare i desideri personali. Ci sono due ragioni per cui queste offerte sono ancora in uno stato di conservazione sorprendente dopo tutto questo tempo. Da un lato, la terra che si è accumulata nel pozzo ha preservato perfettamente le reliquie. Dall'altro, probabilmente, gli oggetti non sono stati semplicemente gettati nelle profondità, ma sono stati calati con cura come parte di un rituale. Come i guerrieri dell'antichità si ispiravano alla natura? Il termine bionica ti dice qualcosa? In pratica, questa parola è composta dai termini biologia e tecnologia e si riferisce all'implementazione creativa dell'ispirazione dalla natura nella tecnologia umana. E in effetti uno straordinario ritrovamento in Cina dimostra che le persone traevano ispirazione dall'ambiente naturale già 2500 anni fa. Gli esperti del nord-ovest del paese hanno scoperto la tomba di un uomo che è stato sepolto con un'armatura composta da 5.000 scaglie di cuoio. Queste ricordano le squame sovrapposte di un pesce e nonostante il peso ridotto è probabile che l'armatura offrisse una protezione affidabile in battaglia. Nel complesso però l'armatura squamosa si aggiunge a un elenco estremamente povero di reperti. Un'armatura paragonabile proviene dalla leggendaria tomba di Tutankhamon. Un'altra armatura di pelle a squame di origine sconosciuta è conservata al Metropolitan Museum of Art di New York. La musica del passato.
veniva suonata su questo strumento in osso di 8500 anni fa, portato alla luce nella provincia turca di Bilecik. Ma non è tutto. Il ritrovamento potrebbe addirittura essere il più antico strumento musicale conosciuto in Anatolia. Il fatto che la schiera di emozionanti scoperte si sia arricchita di un altro membro è ancora una volta merito di un attento residente locale. Egli aveva informato il museo archeologico di Bilecik dopo essersi imbattuto in alcuni pezzi di ceramica in un campo nelle vicinanze. Nel corso dei successivi scavi, oltre al flauto d'osso, sono venute alla luce 11 scheletri umani e numerosi resti di semi come lenticchie, grano saraceno e orzo. La pagaia un po' diversa. Normalmente una pagaia viene utilizzata per portare una barca da A a B, ma come spesso accade, le eccezioni confermano la regola, e l'oggetto di legno scoperto dagli archeologi nel sito di scavo di Bamburgh, nell'Inghilterra settentrionale, potrebbe essere servito letteralmente a uno scopo più caldo. Nel dettaglio, la pagaia, risalente a 6500 anni fa, è stata rinvenuta su una grande piattaforma, accanto a un tumulo su cui si trovava un impressionante mucchio di pietre che erano state riscaldate dal fuoco. Per questo motivo, gli esperti ipotizzano che la pagaia sia stata utilizzata per rimuovere le pietre calde. Tuttavia, il motivo per cui le pietre venivano riscaldate non è stato chiarito in modo definitivo. Potrebbero essere state utilizzate per cucinare, ma anche per la produzione di birra, per la concia, per l'estrazione dei metalli o addirittura per le capanne del sudore. La testa del dio del mais. Per i Maya, il mais non era un alimento qualsiasi. Per i Maya, il mais non era un alimento qualsiasi, era un pilastro talmente importante per la sopravvivenza che hanno persino dedicato una loro divinità alle pannocchie gialle. Questo dio si chiamava Unalye e nella mitologia era considerato il figlio della coppia divina creatrice. Sebbene il dio del mais sia descritto in iscrizioni su stele in un'antica metropoli Maya a Palenque, in Messico, i ricercatori non erano a conoscenza di sculture o statue di questa particolare divinità per molto tempo. Tuttavia, questo è finalmente un ricordo del passato dal 2022, quando è stata scoperta per la prima volta una testa di busto del dio del mais nel palazzo di Palenque, che era rimasto inattivo in un bacino rettangolare nel sottosuolo per circa 1300 anni. Se da un lato il manufatto dettagliato mostra come Maya immaginavano il dio del mais, dall'altro le circostanze del ritrovamento indicano che il busto faceva parte di una cerimonia rituale. Secondo questo, l'orientamento est-ovest della testa del dio potrebbe aver simboleggiato il sorgere del sole e quindi la rinascita della pianta di mais. I Maya collocarono offerte simboliche intorno alla scultura, tra cui piante, ossa di animali, conchiglie e pezzi di ceramica. Gli archeologi hanno trovato anche figure umane in miniatura, innumerevoli lame di ossidiana, perline di pietra verde e semi. Che odore aveva l'antica Mesopotamia? Ebbene, anche un team di ricerca turco si è posto questa domanda, ed è per questo che ha subito consultato la formula del profumo ideata 3200 anni fa da un certo Taputi. Le corrispondenti tavolette cuneiformi della Mesopotamia babilonese non solo identificano Taputi come il maestro dei profumi, ma anche come la prima donna chimico al mondo. Per lusingare i nasi degli antichi, Taputi utilizzava oli di petali di fiori, mirra, erba di cipro e calamo, tra gli altri. La miscela veniva poi mescolata con acqua o altri solventi, distillata e filtrata più volte. Sebbene siano stati identificati tutti gli ingredienti del profumo Taputi, i ricercatori moderni devono ancora affrontare alcune complicazioni nella ricostruzione degli odori. Una è il fatto che le tavolette in questione sono rotte e alcune parti importanti sono andate perse. Il secondo problema è che non esistono controparti esatte di alcune piante e contenitori utilizzati all'epoca. Ad esempio, non sappiamo che aspetto avesse il vaso di Irsu citato nelle tavolette. Musicisti tombali e danzatori di terracotta. Conosciamo tutti l'imponente esercito di terracotta che sorveglia la tomba dell'imperatore cinese Qin Shi Huangdi, ma sapevi che le figure corrispondenti sono talvolta molto più allegre? Gli oggetti unici scoperti in una tomba della dinastia Wei settentrionale, nella provincia cinese dello Shanxi, ne sono la prova. La collezione di corredi funerari comprende figure che raffigurano cavalieri, lavoratori, animali e oggetti di uso quotidiano, ma troviamo anche dinamici musicisti, acrobati e danzatori. Secondo gli esperti, le preziose reliquie non lasciano dubbi sul fatto che le persone sepolte qui appartenevano chiaramente alle classi superiori.
Allo stesso tempo, i manufatti forniscono anche nuovi spunti di riflessione sulla vita sociale e sui riti di sepoltura di circa 1500 anni fa. Il passatempo dei Romani. Gli esseri umani e i giochi da tavolo possono vantare una lunga storia insieme. Con oltre 5200 anni di età, l'antico Senet egiziano è considerato la prima versione conosciuta di questo divertente passatempo. Tuttavia, anche i romani sapevano come addolcire le ore di svago. Qui il Latrunculi era il gioco da tavolo più popolare e diffuso e qualche anno fa gli esperti sono riusciti a rintracciare un'altra edizione del classico romano nell'antica città di Kibira, in Turchia. Tuttavia, non è più possibile dire con assoluta certezza come si giocasse esattamente lì 1800 anni fa, dal momento che non sono ancora state trovate istruzioni di gioco contemporanee. Ciò che è certo, tuttavia, è che il Latrunculi veniva giocato da due persone, a cui veniva dato lo stesso numero di pedine, e che non si trattava di un gioco d'azzardo. Questi ultimi erano severamente vietati nell'impero romano, quindi, se volevi vincere una partita, era meglio che usassi il tuo ingegno invece della fortuna, la dea della fortuna. E se non vuoi più perderti un nostro video, prova subito il pulsante di iscrizione. Clicca sul pollice in su e iscriviti per rimanere sempre aggiornato.